Eccellenza, ma prendo atto che di 10 segretari di Stato oggi al momento non c'è nessun segretario di Stato seduto. E vabbè, avranno incontri dell'ultima ora per la variazione di bilancio tanto condivisa. E sono stati giorni, personalmente parlando, di profonda riflessione per quel che riguarda gli ultimi fatti di cronaca giudiziaria arrivati alla conoscenza della cittadinanza e conseguentemente della politica, in merito soprattutto al rinvio a giudizio sulla famosa querelle di Cassa di Risparmio, di Romito e tutto quello che lo scorso governo aveva attuato o quantomeno in maniera ritardata o quantomeno in maniera poco ortodossa, perché si sta un po' chiudendo il cerchio su quelli che sono stati gli eventi. Dicevo di quegli anni, quindi dal depauperamento di Cassa di Risparmio, la cassa per antonomasia, la banca per antonomasia sammarinese, all'omicidio di Stato di un'altra banca, Asset Banca, con la complicità del CCR, che con la complicità degli allora vertici di Banca Centrale. Ovviamente il CCR non prese mai quantomeno posizione, perché diceva che rispettava l'autonomia di quelle cose. Però, dicevo, si sta concludendo un po' e si sta chiudendo il cerchio. E mi ha procurato fastidio l'ultimo comunicato, il penultimo a dire la verità, comunicato stampa di Repubblica Futura, alias Alleanza Popolare. Perché in questa narrazione del triennio di adesso punto SM, continuano con una narrazione che è la propria, che è dettata probabilmente dal mind flyer Nicola Renzi, quindi di una narrazione su come loro in quel momento, pur avendo incarichi di governo, o davano la colpa al precedente governo o a quello successivo, come si vedrà nell'analisi, ma non si prendevano mai le responsabilità, anzi. Allora, nel momento in cui Repubblica Futura dice che la Conforti Band, che è imperversata in Repubblica all'inizio del 2016, fu portata a San Marino dal vecchio governo, solo in Congresso di Stato l'unico a opporsi alla nomina di Grais fu Antonella Mularoni, rappresentante di AP, posto che i verbali del Congresso di Stato non li possiamo vedere. Però ci sono altre cose che si possono vedere e rinverdire e rinfrescare, ossia le comunicazioni che ci furono in quel periodo tramite anche l'agenzia Dire, quindi un sunto degli interventi di allora. Bene, allora, quando era il 21 gennaio 2016, Antonella Mularoni, segretario di Stato allora per il territorio, dice: esprimo soddisfazione in merito alla nomina di Grais. Non mi dilungherei sulle polemiche. Mi auguro che la nomina di un presidente con un curriculum di tutto rispetto possa aiutare tutti noi, in primis Banca Centrale, ma aiuterà anche noi, perché l'alto livello di questa figura obbligherà anche noi a pensare un po' più in alto, e mi auguro che il suo profilo ci faccia guardare nell'interesse del sistema. Mi auguro che la scelta del direttore, che dovrà essere fatta in tempi brevissimi, vada nella stessa direzione, possibilmente sia di profilo internazionale, sia una persona che voglia capire il nostro sistema e voglia farlo crescere. Il direttore era poi Savorelli, quello del dito medio, che ne parlavamo prima informalmente con un collega. È andato via, hanno cacciato quei vertici di Banca Centrale per il gesto eloquente, è recepito, no, da un fotografo che era lì e che ha preso in quell'attimo di frustrazione Savorelli. Quindi non c'era la volontà di mandarli via. Altre definizioni invece, sempre in merito a quella nomina di Grais, su cui tanti anche membri di attuale maggioranza avevano gli occhi a stellina, perché si era venduto bene il buon Grais. Dice un eminente membro dell'allora Alleanza Popolare: ne ho viste tante di nomine, sono molto contento del risultato raggiunto, pur con qualche errore fatto. L'errore fatto era il bando internazionale, in cui c'era il requisito della lingua italiana, che era palesemente violato dalla candidatura di Grace. Poi qualcuno qui si dovrà assumere le responsabilità di quello che ha fatto. Però il fatto che venga citata questa cosa e venga detto che Antonella Mularoni era assolutamente contraria in Congresso di Stato, beh, lo dovrà dimostrare Alleanza Popolare, perché i verbali o li mette a disposizione e vediamo,
oppure dalle dichiarazioni fatte proprio il 21 gennaio 2016, la nomina di Grais era completamente dall'altra parte, anzi si augurava e auspicava ed era soddisfatta. Il secondo punto, quando dice quella banda che ha attuato i primi atti forti nel 2017, il commissariamento effettivo di Asset chiudendolo in quel e quello leggero di Caris obbligando un cambiamento del CDA sotto minaccia del commissariamento. Beh, anche lì, ripeto quello che ho detto all'inizio, c'era la riverenza da parte di qualcuno verso Banca Centrale, che oggi vuole rimettere in discussione con la narrazione non solo di Repubblica Futura alias Alleanza Popolare, ma anche di qualcuno che il vento di Chiesa Nuova, la bora di Chiesa Nuova ancora porta a fare un altro tipo di narrazione. Quindi c'era da una parte il completo appiattimento verso il duo Savorelli-Grais, di fatto si era nominato invece un altro direttore in Cassa di Risparmio, Romito, quello della svalutazione di 534 milioni, con le commissioni finite con un voto a parte, un voto a favore, quindi tutto completamente all'oscuro, palesemente o apparentemente, di chi invece doveva mettere gli anticorpi, perché aveva tutta la possibilità di farlo. Poi si dice del conto Mazzini, riaprite ancora la cosa del conto Mazzini. Nel programma di adesso.sm, il vostro governo, cara Repubblica Futura alias Alleanza Popolare, parlate di andrà inoltre prevista l'introduzione di una terza istanza anche nella giurisdizione penale, secondo il principio della doppia conforme in vigore in quella civile e amministrativa. Beh, l'avevate previsto voi nel 2016, lo ha fatto il governo del 2019. Quindi non capisco davvero perché ci si dimentichi anche di un proprio programma di governo che avete fatto votare alle elezioni, quando in realtà poi il terzo grado di giudizio era previsto anche dal vostro governo del 2016. E poi l'ha toccato, credo, il collega Matteo Rossi, la questione in ufficio di presidenza del fatto della denuncia di Conforti. Io spero che qualcuno qua parli e dica chi non ha voluto prendere posizione per difendere un collega, allora consigliere della Repubblica. Perché anche lì le dichiarazioni ce ne sono parecchie, fanno molto ridere e fanno molto pensare a distanza di anni. Mi ero dimenticato che Rete aveva fatto un'interpellanza e l'allora segretario Mindflyer, sa chi ha seguito comunque i videogiochi piuttosto che delle serie televisive, Renzi, sa a cosa mi riferisco, cos'è un Mindflyer, alla domanda specifica fatta dal movimento, da me stesso e dal collega Pedini, se il segretario agli esteri o gli altri segretari di Stato conoscano l'autore di tale parere che era anonimo, si era dato mandato a Morvilli, l'allora console di San Marino, Morvilli aveva sentito, basta che riprendete quell'interpellanza, aveva sentito non si sa chi, una serie di persone che non hanno voluto mai nominare, perché? Perché sono ambienti molto particolari, bisogna fare attenzione, però Morvilli dice mi faccio io garante, Renzi allora mi faccio io garante, ma c'è un'altra particolarità nella risposta del Mindflyer. Risponde, il segretario di Stato è a conoscenza di una relazione effettuata sulla base di più valutazioni, quindi i vari consulenti, che se debitamente formalizzate avrebbero comportato, come già sottolineato, oneri economici considerevoli, dato non trascurabile per le condizioni oggettive presenti in Repubblica. Quindi un segretario di Stato di fronte alla denuncia di un consigliere dello Stato, del Consiglio Grande Generale, avvalla il fatto che non vuole dare i nomi in un'interpellanza del 2017 perché il contesto economico non lo prevedeva. Qualcuno qua la narrazione la deve ancora fare, ci sono gli atti e qualcuno ancora qua si dovrebbe vergognare di prendere parola al microfono e fare la morale a tutti. Grazie consigliere Zeppa, ci sono altre richieste di intervento? Prego consigliere Matteo.